Si è giocato il quarto di finale mercoledì sera al Palaintret di Bergamo tra Agnelli Olimpia Bergamo e Portoviro. Era la gara di ritorno, visto che l'Agnelli Olimpia aveva già sbancato il terreno di Portoviro per 3-1 domenica sera. Ricordiamo che in campionato Portoviro è arrivato al terzo posto nella regular season, mentre Bergamo è arrivata dopo una stagione non brillantissima al sesto posto. È stata comunque una partita emozionante, tirata, che ha mandato praticamente in estasi i 1300 che assiepavano il palazzetto del Palaintret. Nel primo set è Portoviro che spaventa parecchio il pubblico bergamasco presente, perché la formazione lo vince anche abbastanza nettamente per 25-18. Bergamo non c'è coi muri, non riesce a mettere giù i palloni a parte Elde, dunque il primo set, come abbiamo detto, va a Portoviro. Si entra nel terzo set, che è forse anche quello decisivo. Bergamo scappa via all'inizio e sembra portare a casa anche questo set, riuscendo magari così a ribaltare la partita, ma riesce la formazione di Mastrangelo, cioè Portoviro, a rientrare e ancora a spaventare i bergamaschi. Si va punto a punto fino al finale, quando Elde, Cargioli e Padura Diaz riescono a portare la partita sulle 26-24, 2-1 per Bergamo. E andiamo praticamente al quarto set, quello che darà a Bergamo l'accesso alla semifinale di questi playoff di Serie A2, quando a questo punto la mano calda di tutti i giocatori, il pubblico che si scalda sempre di più, porta Bergamo a vivere un set praticamente sempre al comando. Si chiude con un 25-20 questo 3-1 di Bergamo, che comanda Portoviro, come abbiamo detto accede ormai alle semifinali, e i giocatori di Bergamo, quando vogliono dimostrare la loro forza, lo fanno. L'unica formazione che potrà dar fastidio forse sarà Vivo Valencia, magari nella finalissima. Adesso si aspetta per le semifinali la bella, che si deve giocare tra Cantù e Castellana Grotte, si è sull'uno pari, da qui uscirà l'avversario dell'Agnelli TPS Bergamo. Andiamo a sentire a fine partita il mattatore di giornata, 22 punti per Team Elde. Bergamo in semifinale, superata Portoviro, una partita di un'intensità pazzesca. Team Elde, tu sei stato uno straordinario protagonista, l'hai messa da servizio, ma soprattutto un rendimento altissimo. Sì, questi sono i playoff, quindi sono tutte battaglie, nessuno dà sconti, loro non ce li hanno dati sicuramente oggi perché sono partiti forte. Noi abbiamo saputo incassare e reagire soffrendo, però siamo stati bravi a rialzarci e portare a casa il risultato e questa semifinale playoff. Incassare e reagire è stata una chiave di questo confronto, il terzo set è stato una discriminante non da poco. Sì, sicuramente il terzo set avrebbe determinato l'andazzo della partita, era il più tosto sicuramente, quindi siamo stati bravi a soffrire, siamo andati ai vantaggi, però sì, siamo stati molto bravi a chiuderlo e così fare un bel passo verso questa conclusione. E poi giocare in una cornice del genere, insomma, una spinta importante è arrivata anche dal pubblico. Sì, esattamente, quando il palazzetto è praticamente pieno è difficile sfornare prestazioni di basso livello, perché la carica che ti dà il pubblico è tanta e sicuramente ci ha dato una bella spinta oggi. Entriamo nelle ultime tre giornate per quanto riguarda i campionati dilettantistici. Partiamo dalla Serie D alla seconda categoria. La Serie D, girone B, vede questa classifica: Lumezzane a quota 68 e l'Alcione a quota 65, dunque 3 punti di vantaggio. Bastano il pareggio e 2 vittorie a Lumezzane per accedere nel professionismo. Andiamo a vedere la zona salvezza: si aprono i play-out con la Real Crepina a quota 34, Villa Valle insieme a Real Crepina, poi Breno a 33, Città di Varese a quota 29. Retrocedono in questo momento, e sarà difficile che possano salvarsi, sono a quota 22, Caronnese a quota 15, attenzione, possono essere anche invischiate il Seregno con problemi societari a 37 e Folgore Caratese a quota 35. Sguardo alla classifica dell'eccellenza, girone B con la Trezione più 5 sul Mappello, quota 76, dunque vicina anche alla promozione, alla formazione di Trezzo, che ogni domenica potrebbe anche essere l'occasione per festeggiare. Via via tutte le altre per la zona playoff, ma sarà difficile che si possano giocare. Ossimo, il campionato della Preunghese a quota 46, ne zona salvezza invece troviamo Trevigliese a 34, Zingogna e Valcalepio a 32, Vertovese a quota 29, invece attualmente retrocedono Luciano Manara a quota 28, Albino Gandino a quota 24, ma ancora molto aperta questa bassa classifica.
In eccellenza Girone C invece il CAS Brescia ha già festeggiato la sua vittoria domenica al Comunale di Darfo, pronto ad approdare al campionato di Serie D, poi vedremo cosa succederà a livello societario dove ci sono parecchie nuvole. Il Caravaggio segue a quota 59 secondi in classifica e questo sarà tutto per quanto riguarda i playoff, è una bella lotta. In zona salvezza troviamo nei playout Carpenedo e Darfo a quota 33, Vobarno 32, Codogno a quota 30, attualmente le due retrocesse sono Luigiana a quota 25 e Rezzato a quota 22. Spera il Darfo di riuscire a tirare dentro nella zona playout sia Soncinese che Soresinese. Bellissimo anche il campionato di promozione Girone C, dove la formazione seriana della Falco là in vetta la classifica, più 4 sul Casazza, quota 56 per la squadra allenata da Vedovati, 52 invece per la squadra allenata da Magatelli. Basta ovviamente due vittorie per la formazione della Falco per approdare per la prima volta nella storia nel campionato di eccellenza. Torre dei Roveri e Azzano se la giocano per quanto riguarda i playoff, anche se in questo fine settimana ci sarà un Casazza a Torre dei Roveri molto importante. In zona salvezza attualmente salve Fiorente Colonia a quota 32 insieme alla Gavarnese grazie alla forbice sulla Juventina Covo. Basiano e San Paolo d'Argon si giocherebbero il playout, 27 e 26 punti, attualmente retrocessa è Lacco Straviglio a quota 11, in promozione prima e seconda categoria, ricordiamo una retrocessione e quattro vanno i playout. Prima categoria Girone E, vicino alla festa, il Cenate Sotto di Beppe Marchesi a quota 58 la squadra di Cenate, più 8 sulla formazione del Paladina a tre giornate dalla fine, dunque proprio un passettino manca il Cenate Sotto per festeggiare il salto in promozione. Sovre terzo quota 49, Gorle 47, l'F 46 col Piancamuno quota 44, qua si giocano i playout queste formazioni. Andiamo a vedere la zona playout dove c'è in questo momento l'unico che si giocherebbe, l'Aglio e Pianico, 27-25 punti per le due formazioni, la Brembillese a quota 29 sarebbe salva per la forbice netta sulla formazione dell'Oreto a quota 15, attualmente retrocesso matematicamente il Città di Lamina a quota 6, ma ci sono partite importanti anche qua per raggiungere la quota salvezza. E chiudiamo con la seconda categoria Girone B, dove il Ranica di Parmegiani basta un punto per accedere in prima categoria, sarebbe il secondo salto diretto di categoria per la formazione nata da Parmegiani, quota 64 più 8 sul Gandinese a quota 56, con l'obiettivo di mettere un punto in più sull'Albano per accedere direttamente alla fase successiva dei playoff. In zona salvezza il Clusone ormai praticamente salvo con i suoi 32 punti, attualmente c'è un playout quello tra Tribolina Gavarno e Grassobbio a quota 25, la retrocessione sarebbe appannaggio della Soligiolese a quota 20 punti. Ricordiamo sempre lunedì sera alle 20:10 su Antenna 2 TV Canale 84, si parte con la tuta di tutti i gol della Serie D e tante interviste e commenti che arrivano dai vari campi del Girone B, e poi si passa a tempi supplementari dall'eccellenza alla seconda categoria con tante partite, tante interviste e tanti commenti dallo studio. 20:10 Antenna 2 TV Canale 84.